Euroregione News. Per non parlare sempre dell'immigrazione di profughi e clandestini, pensiamo alle aziende che emigrano dall'Italia. Incontrando il vicepresidente della regione, onorevole Sergio Bolzonello, ex sindaco di Pordenone e tuttora lì residente, quindi vicino alle vicende di Electrolux e Ideal Standard, per richiamare le più eclatanti, come valuta gli svantaggi dei nostri corregionali nei confronti dei paesi vicini? In svantaggio notevoli? Non lo so. Penso di no, forse addirittura in vantaggio sotto certi aspetti, perché né in Slovenia né in Austria c'è un sistema per quanto riguarda l'aiuto all'impresa dal punto di vista degli strumenti pubblici così importante come in Friuli Venezia Giulia. Fra le altre cose, rispetto all'Italia poi siamo in una situazione assolutamente favorevole. Proprio Quaderni Banca d'Italia, il sesto quaderno del 2014, dà come totale dell'aiuto di fondi pubblici alle imprese un buon 9,5% del totale degli impieghi nella piccola e media impresa, contro una media dello 0,8 italiano, quindi un risultato straordinario. Questo è evidente che porta a dire che questo territorio è comunque competitivo da un punto di vista della finanza. Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.